Prendiamo posto. Qui cade tutto, ragazzi. Effetto domino, se cominciate a farle cadere cadono tutte. Sistemate. Ho sentito ieri sera per farlo venire. Sì. Allora, prendiamo posto. Prego di prendere posto. Sono tempi da campagna elettorale, quindi va tutto di corsa perché le agende sono dense. Buongiorno a tutti, a nome del professor Enzo Scotti che siede qui accanto a me, del Senato Accademico e dell'Associazione Studenti, benvenuti e benvenuto all'onorevole Di Maio alla Link University e nel casale cinquecentesco di San Pio V. Le cronache raccontano che c'era una finestra in questo casale da cui si intravedevano le vittorie. Non l'abbiamo individuata con certezza, altrimenti faremmo affacciare i candidati premier. Nel dubbio ne abbiamo aperte tante di finestre questa mattina sul mondo, tante quanti sono i problemi dell'attualità internazionale. Se è vero che non sappiamo qual è la finestra dalla quale si intravedevano le vittorie, certamente da questo casale si guardava l'orbe, il mondo e mai l'urbe. E anche se oggi la prospettiva, anche se oggi l'approccio, il modo di vedere le cose, la politica internazionale è cambiato, la profondità, la proiezione verso l'esterno rimane così tanto che c'è stata una simbiosi tra l'orbe e le mura di questo casale al punto che è diventato una universitas, anche se tra la universalità di una università radicata nell'ordinamento italiano come la Link ma proiettata all'estero e la globalizzazione passa una differenza, non è esattamente la stessa cosa. Ne abbiamo una prova stamani che abbiamo il globo, il mondo in una stanza. Io ringrazio il corpo diplomatico presente, ci sono ambasciatori, ministri plenipotenziari, consiglieri di ambasciata dall'Europa, dalle due Americhe, dal Medio e dall'Estremo Oriente, dall'Africa, così come la presenza così massiccia, qualificata, prestigiosa della stampa internazionale, quotidiani, i più famosi, i più noti, televisioni e agenzie di stampa. Per ascoltare le proposte di un candidato premier su un tema specifico che è la politica internazionale e le risposte agli studenti della Link Campus che provengono dai cinque continenti. Quindi il taglio è internazionale, fuori c'è il mondo, ma onorevole Di Maio, tra noi e il mondo in questo momento c'è, ieri i giornali dicevano un abisso, io non sono così drastico, mi limito a dire un fossato, c'è il fossato del non voto, c'è il fossato dell'astensione. Il professor Nicola Ferrigni di questa università, la cattedra di sociologia, ha fatto un'inchiesta, un sondaggio tra i nostri studenti, il 50% degli studenti italiani non ha ancora maturato un orientamento di voto e la soglia dell'astensione è forte. Ecco perché questo dibattito oggi si svolge in italiano. We
usually speak English at the Willing Campus University, but today, just for one day, we speak Italian because it's true that the final goal is the world, but the intermediate, let us say the immediate step, is the Italian vote of March the 4th. Ecco perché il dibattito si svolge in italiano, perché è vero che il paesaggio è internazionale, ma il passaggio invece è nazionale e è molto stretto. Il programma del Movimento 5 Stelle è riassunto graficamente, agilmente, lo sapete, nei 10 punti approvati dalla piattaforma Rousseau Online nella scorsa primavera, graficamente, ma iconograficamente. Io vorrei chiedere, da giornalista televisivo, quale sono di provenienza l'onorevole Di Maio, quando da graficamente invece se lo vedrà rappresentato questo programma, qualora diventasse lui il premier, iconograficamente sulla faccia dei leader della terra che dovrendo incontrare trasformeranno queste proposte in altrettante domande nei suoi confronti, e si troverà a dover spiegare a Donald Trump perché il Movimento 5 Stelle rifiuta, respinge il trattato di libero scambio tra l'Europa, ed è il primo punto della sua piattaforma, e il Nord America, e a Vladimir Putin perché il Movimento 5 Stelle chiede l'abolizione delle sanzioni. Alla Merkel, si troverà con la Merkel a parlare dell'austerità e del rigore, e con Macron del rilancio dell'integrazione europea e della sovranità, che è un altro punto del programma dei 5 Stelle, con Netanyahu che gli chiederà del riconoscimento di Gerusalemme capitale, Erdogan che è stato ieri a Roma e che invece gli chiederà di riconoscere immediatamente lo Stato palestinese, per finire con il Papa, altro grande leader internazionale che è il più vicino di tutti topograficamente, con il Papa che gli chiederà che cosa fare dei 600.000, 700.000, 800.000 migranti che, come sapete, attualità di questi giorni, una parte delle forze politiche vorrebbe rimandare a casa. Come vede, ce n'è abbastanza. Luigi Di Maio. Grazie. Prima di tutto buongiorno a tutti e grazie di essere qui. Ringrazio veramente tutti i presenti, un saluto particolare va agli studenti dell'Incampio University. Per me avere l'opportunità di parlare dinanzi a voi, dinanzi ad una platea che sta investendo nelle proprie competenze e capacità, è veramente un onore, soprattutto se queste competenze e capacità permetteranno all'Italia di crescere nella politica estera. Un saluto va al professor Scotti e all'amico Schiavazzi, con cui abbiamo avuto modo in questi anni di partecipare ad alcuni incontri che sono sempre stati pietre miliari della mia esperienza politica. Siamo in un momento in cui parlare di politica estera è una novità, infatti sono contento che nel dibattito della campagna elettorale possiamo portare temi di politica estera. Non parlerò molto di Unione Europea, perché per me l'Unione Europea non è politica estera, è la casa naturale del nostro paese e anche del Movimento 5 Stelle, e rappresenta un rapporto che dobbiamo avere costante con gli altri paesi all'interno di un organo sovranazionale che dovrà caratterizzarsi sempre di più per politiche di solidarietà verso i popoli che in questo momento hanno più difficoltà all'interno dell'Unione Europea. Tra queste sicuramente c'è anche l'Italia. È un paese che dedica poco al dibattito politico sulla politica estera, e lo si vede anche da quanto se ne parli spesso sulle testate giornalistiche, di quanto ne parlino i giornali ogni giorno. Abbiamo avuto sempre come classe politica, secondo me, un rapporto troppo, permettetemi il termine, provinciale rispetto ai temi di politica estera e anche ai rapporti con l'Unione Europea. E oggi l'opportunità di poter chiarire le nostre posizioni come Movimento 5 Stelle sui vari dossier internazionali che ci troveremo come Paese ad affrontare nei prossimi anni e che stiamo affrontando già come Italia, è un'occasione preziosa anche per riportare al rango di importante dibattito e tema quello della politica internazionale e dei rapporti internazionali tra l'Italia e il resto del mondo. C'è stato un periodo in cui
Abbiamo vissuto una profonda difficoltà legata alla crisi e siamo entrati nel gruppo dei PIGS, che è stata prima di tutto una denominazione mediatica, poi politica, e ha rappresentato secondo me anche la debolezza di una nostra politica estera che poteva essere molto più forte e molto più votata al rispetto dell'Italia, che è una potenza economica che fa parte del G7, la seconda forza manifatturiera d'Europa, la prima per export, che meritava molto più rispetto nei confronti anche degli altri paesi. Vedo una grandissima opportunità di riscatto nella politica che può fare l'Italia nelle relazioni internazionali, vedo un grande margine di miglioramento e lo dobbiamo fare prima di tutto sfruttando al massimo le nostre professionalità. Noi abbiamo un corpo diplomatico consolare solido, preparatissimo e che ci rende orgogliosi nel mondo, e a questo si unisce anche uno degli eserciti più formati al mondo, che svolgono delle operazioni di peacekeeping che sono un modello a livello internazionale, come la missione in Libano, che è a guida italiana e rappresenta per noi un'importantissima occasione per far notare quanto sia preparato il nostro esercito di professionisti e quanto siamo attenti nelle relazioni con gli altri stati e nelle missioni che interessano territori non nostri. Dobbiamo essere orgogliosi di questo e sono qui a dire che il Movimento 5 Stelle lo è. A questo si aggiunge un'esigenza, quella di non lasciare più fraintendimenti sulla politica estera. Spero di riuscirci. Il Movimento 5 Stelle è una forza politica nuova che si è ritrovata in Parlamento negli ultimi 5 anni ad essere una forza di opposizione, ma allo stesso tempo la prima forza politica in Italia, uno dei primi movimenti in Europa. Pochi giorni fa, anzi pochi mesi fa, è stato eletto uno dei vicepresidenti del Parlamento europeo tra i membri della delegazione del Movimento 5 Stelle. Reputo quello un grande riconoscimento ad una forza politica che era arrivata lì accomunata a forze politiche emergenti con cui non vogliamo niente, non vogliamo avere nulla a che fare in Europa, e che invece oggi gode di un riconoscimento, secondo me, con quella carica istituzionale che ci permette anche oggi di chiarire le nostre linee guida. In politica estera, prima di tutto, per noi ci sono 3 linee guida da rispettare. La prima è il rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite. So di dire una cosa che potrebbe essere scontata, ma vedendo anche avvenimenti recenti, non lo è. Il secondo è il valore del multilateralismo e, nello specifico, la condizione di non ingerenza. E il terzo punto cardine della nostra politica estera è la cooperazione internazionale allo sviluppo, con la quale anche gestire i rapporti con gli altri stati in relazione ai fenomeni migratori. Ma tutto deve partire dalla cooperazione internazionale allo sviluppo e non con un mero respingimento o rimpatrio, che a volte significa ben poco se non parliamo di relazioni anche legate ad un miglioramento delle condizioni economiche di sviluppo dei paesi di provenienza. Questi 3 punti sono fondamentali e nessuno di questi è derogabile per noi. Partendo da questi possiamo affrontare grandi dossier come quello sulla Siria e lo Yemen, ovvero dalla storica rivalità tra Riyadh e Teheran. Ci sono 2 guerre per procura, almeno in quella regione, per come la vediamo noi. Una di queste è quella in Siria, che si combatte ormai da 7 anni e vede da una parte Russia e Iran e dall'altra gli Stati Uniti e i Sauditi. Noi abbiamo un grande riconoscimento in quelle aree. Parlando col nostro corpo diplomatico, godiamo ancora di una grande autorevolezza come paese in quella regione del mondo. Ed è per questo che pensiamo che l'Italia, ovviamente, su iniziativa dell'ONU, possa essere un attore internazionale importante e credibile nel promuovere un tavolo di pace che metta finalmente intorno a quel tavolo per la prima volta gli attori coinvolti in questa guerra, quelli che ho citato prima, ad esempio, che a volte hanno partecipato in sedi separate al processo e alle conferenze per il processo di pacificazione. Ma allo stesso tempo individuare una soluzione pacifica so benissimo che è complicato, ma so anche che i paesi che hanno autorevolezza in quell'area possono fare la differenza, e tra questi c'è l'Italia. C'è l'Italia per una serie di ragioni culturali e di relazioni economiche storiche
che oggi possono tornare utili anche alle Nazioni Unite per avviare un tavolo di pacificazione. L'altra guerra è lo Yemen, dove abbiamo sicuramente da una parte sempre l'influenza dell'Iran e dall'altra l'influenza dei sauditi, e si risolve sempre nella solita rivalità storica, atavica, tra sciiti e sunniti. Ma sia chiara una cosa su questo: noi abbiamo notizie da varie inchieste giornalistiche che dall'Italia stiano partendo armamenti che forniscono gli arsenali di quel conflitto. Le nostre leggi e la nostra Costituzione, per sua stessa ispirazione, vieta questo genere di forniture, e quindi noi saremo impegnati in prima linea per bloccare questo genere di forniture di armi e di arsenali a quel conflitto, che è un'altra guerra su procura, che è un'altra guerra che sta continuando a creare morti, a creare continue drammatiche notizie che riguardano le morti dei civili, e in cui prima di tutto i paesi dell'Occidente devono dare l'esempio smettendo di alimentare quel conflitto. Abbiamo un altro grande tema che affrontiamo da anni e che torna sempre anche nel dibattito sull'immigrazione in questa campagna elettorale, che è la Libia, ed è anche la recente missione in Niger. Io su questo dico, prima di tutto, mi riesce veramente difficile immaginare i miei competitor come salvatori della patria dopo che sono stati loro a contribuire al bombardamento della Libia nel 2011 con la missione NATO, a contribuire all'instabilità assecondando non un tavolo di pace che dovevamo promuovere noi, che dobbiamo promuovere noi come Roma, come Italia, ma addirittura cominciando ad assecondare uno dei governi che sono lì in Libia e che non è riconosciuto dagli altri. E tra l'altro, finché non avremo un unico governo di unità nazionale riconosciuto dalle comunità libiche, non possiamo assolutamente cantare vittoria. Pensare che si potesse insediare un governo lì in Libia e dire che da quel momento il problema non esisteva più e potevamo avere relazioni solo con quel soggetto è stato abbastanza miope. Io credo che l'apertura dell'ambasciata italiana lì sia stato un grande segnale che a cui vogliamo dare continuità, ma allo stesso tempo vogliamo essere promotori di una conferenza di pace a Roma che metta intorno a questo tavolo tutti gli attori, ma che veda protagonista l'Italia, ed è per questo che vogliamo convocarla a Roma, tenendo anche presente che l'ENI, che è una nostra azienda, è dal 1959 lì, e per questo la Libia costituisce un interesse geostrategico per noi rilevante. E proprio perché non vogliamo avere l'atteggiamento colonialista, ma l'atteggiamento di uno Stato che vuole dare un contributo ad un paese con cui sempre ha avuto buone relazioni, credo che la funzione dell'Italia nel cercare di stabilizzare quell'area è importante. È chiaro anche che quell'area oggi è alla mercé di interessi di tanti paesi, confinanti o meno, che approfittano del caos per provare a mettere bandierine in quel territorio. Dobbiamo avere un atteggiamento maturo e dobbiamo essere anche in grado di sì tutelare i nostri interessi, ma prima di tutto chiedere al popolo libico che cosa voglia e in quale governo si riconosca. L'obiettivo di un governo di unità nazionale in Libia è importante anche per la questione dei flussi migratori. Non voglio dilungarmi molto su questo, ma sia chiaro che per noi, finché la crisi libica non è risolta, l'Unione Europea non può pensare che l'Italia sia un porto chiuso, un campo profughi dell'Unione Europea. Io mi aspetto dai paesi dell'Est Europa una grande collaborazione sulla ricollocazione per quote dei migranti, e mi aspetto anche dai paesi fondatori dell'Unione Europea solidarietà nei confronti dell'Italia. Dal canto nostro, come ho più volte ribadito, per gestire i flussi migratori dobbiamo accelerare sui processi legati al riconoscimento e all'identificazione e ottimizzare o rifondare il meccanismo di accoglienza che si presta a troppi sistemi di corruzione che abbiamo visto anche nei casi di cronaca in questi anni. Ma non posso accettare che paesi che stiano accedendo oggi ai fondi europei
ci dicano che non sono disposti a osservare il ricollocamento per quote, la redistribuzione per quote dei migranti che arrivano in Italia. La missione in Niger è una missione che mi preoccupa e ci preoccupa per una semplice ragione: non se ne capiscono le regole d'ingaggio. La Francia è in Niger da tempo e a noi sembra più una missione di supporto ai francesi che una missione che serva a gestire il fenomeno dei flussi migratori. Il nostro obiettivo, se gli italiani dovessero decidere di mandarci al governo del paese, sarà sicuramente quello di rivedere termini e regole d'ingaggio di questa missione in Niger, non con un atteggiamento di pregiudizio, ma sicuramente con la volontà di chiarire che cosa debbano fare i nostri soldati, le nostre truppe su quel territorio. Un territorio, tra l'altro, che sta vedendo un'importante partita di riposizionamento geopolitico, al quale, se dobbiamo partecipare, almeno dobbiamo dircelo, almeno non dobbiamo utilizzare la scusa dei migranti. Il punto di questa missione, come di altre, è che noi vogliamo tutelare gli interessi dell'Italia, tutelare gli interessi dei paesi europei, tutelare gli interessi dei popoli che vivono conflitti, che sono nel caos, che vedono la minaccia terroristica. Se quelli sono gli obiettivi, stabiliamo delle regole di ingaggio chiare. La missione in Niger è stata approvata in una fase molto debole del nostro governo. C'era un governo prossimo allo scioglimento delle Camere, un governo che in questo momento è in carica per gli affari correnti e che sostanzialmente ha approvato una missione che richiedeva invece un'ampia legittimazione democratica. Io sono fermamente convinto della presenza dell'Italia nella NATO, come vi ho detto anche della presenza dell'Italia nell'Unione Europea, ma ci sono delle missioni internazionali su cui è meglio essere chiari, perché l'ambiguità anche dei governi passati sulla missione in Afghanistan, che ogni tanto tolgono qualcosa, qualche parte di contingente per mandarlo da un'altra parte, è un'ambiguità che secondo me come paese non possiamo permetterci. La missione in Afghanistan, secondo me, in questo momento sta esponendo soltanto a rischi inutili i nostri soldati, e quindi nell'ambito delle relazioni della NATO, nell'ambito del blocco occidentale, noi pensiamo che l'Italia non debba più restare con il suo contingente in Afghanistan. Si è detto tanto sulla posizione del Movimento 5 Stelle nei confronti del Patto Atlantico. Noi vogliamo restarci, ma abbiamo delle perplessità, per esempio, su quello che ci chiedono gli Stati Uniti sul finanziamento fino al 2% del PIL della spesa militare. Non perché la spesa militare non sia importante, ma perché noi con le missioni in Afghanistan e in Iraq abbiamo dato tantissimo dal punto di vista della spesa militare ad una coalizione con cui ci eravamo impegnati, su delle missioni di coalizione su cui ci eravamo impegnati, ma che devono rientrare in quel calcolo. E quindi più 0,8 di spesa militare dopo quello che abbiamo impegnato di risorse pubbliche in quelle missioni, per noi ci porta ad avere qualche perplessità. In ogni caso, deve essere chiaro che noi pensiamo che, al fine anche di aiutare i nostri alleati, un nuovo indirizzo serva alla NATO, soprattutto rispetto ai valori imprescindibili della tutela della democrazia, delle democrazie e dei diritti umani. Pensiamo per esempio alla missione NATO in Libia, che è stata una missione per noi veramente una decisione sciagurata. Molti di voi avranno sentito parlare di relazioni tra il Movimento 5 Stelle e la Federazione Russa. Io ricordo, e vado verso la conclusione, io ricordo che qui c'era un Presidente del Consiglio dei Ministri che aveva relazioni con la Russia molto, molto amichevoli e addirittura di business economico, credo lecito. Ma non si sa perché gli unici che vengono tacciati di avere relazioni inquietanti e oscure sono quelli del Movimento 5 Stelle, che sicuramente sono quelli che hanno meno relazioni di tutti quanti gli altri con la Federazione Russa. Io ho ripetuto anche a Washington qualche mese fa che il nostro obiettivo è restare alleati degli Stati Uniti e dell'Occidente, anche nell'ambito dei nuovi quadri di alleanze con gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti con America First stanno cambiando anche lo stile di relazioni con i loro alleati, ma il nostro obiettivo è restare
nell'alleanza occidentale, nel blocco occidentale, ma rivendichiamo il nostro ruolo come Italia, non come Movimento 5 Stelle, di aver avuto sempre ottime relazioni sia con la Russia sia con altri paesi che guardano alle dinamiche geostrategiche ad est, con paesi del Mediterraneo, e soprattutto crediamo che le relazioni con la Russia che ha avuto l'Italia negli anni, nei decenni, siano stati anche molto utili ai nostri alleati occidentali. Quindi credo che in un'epoca in cui siamo chiamati a combattere il terrorismo unendoci e facendo la forza, credo che la relazione e il rapporto che l'Italia dovrà avere nei prossimi anni con la Russia, con la Federazione Russa, sia soprattutto legata alla lotta al terrorismo e anche a quello che riguarda invece il diritto di vivere in sicurezza di alcuni paesi nello scenario ad est. Due popoli e due stati è la nostra linea su Israele e Palestina. Tu prima mi parlavi di Erdogan, lo abbiamo sempre detto, va riconosciuto lo Stato di Palestina, ma va riconosciuto il diritto a Israele di vivere in sicurezza, e va detto che Hamas per noi è una seria minaccia terroristica. Ovviamente il quadro internazionale non è semplice, le relazioni per riuscire ad arrivare ad un punto di caduta per creare il riconoscimento di due popoli e due stati è importante, ma è un percorso complicato, ma che non può che vedere l'ONU protagonista, non può che vedere l'Organizzazione delle Nazioni Unite come protagonista di questo processo di pace. Gli ultimi due flash voglio darli, e poi sono a vostra disposizione per le domande, sulla Corea del Nord e su COP21. La situazione legata alla Corea del Nord è una situazione preoccupante ed è veramente anche assurdo che si parli di guerre nucleari nel 2018, di pericoli di guerre nucleari nel 2018. Il TNP, il Trattato di Non Proliferazione Mondiale delle Armi Nucleari, è il nostro faro e spingeremo il più possibile come paese verso quell'obiettivo. Ma allo stesso tempo chiediamo a paesi come la Cina di essere molto più decisi nel loro intervento sulla crisi nordcoreana. Perché i nostri alleati come USA e Giappone hanno tutto il diritto di vivere in sicurezza e vogliamo da un paese come la Cina relazioni di mediazione con la Nord Corea che possano portare alla risoluzione di questa crisi. Non aiutano sicuramente l'escalation di dichiarazioni degli ultimi giorni su chi abbia il bottone più grande o più forte per sganciare la bomba nucleare, lo dico da entrambe le parti. Una cosa è chiara, che l'Italia non sarà un paese che guarderà in maniera ipocrita la proliferazione nucleare, non starà a guardare, ma si batterà per la non proliferazione di questo genere di armi. Siamo nati come forza politica intorno ai temi dell'ambiente e per noi COP21 è anche un obiettivo, se possiamo dire, timido ma ambizioso allo stesso tempo, di raggiungere degli standard di emissioni, degli standard conversione dei nostri processi produttivi interni ai paesi per riuscire a lasciare un mondo migliore ai nostri figli e ai nostri nipoti. Il nostro programma energetico nazionale non dice il giorno dopo passiamo alle rinnovabili, dice che vogliamo avviare un programma al 2050 che arrivi al 100% di energie rinnovabili, con il 2021 come obiettivo strategico di uscita dal carbone. Non ci fossilizziamo sulle tecnologie, perché i programmi energetici dei prossimi anni non potranno affezionarsi ad una tecnologia per avviare una conversione energetica, in quanto le tecnologie si stanno evolvendo alla velocità della luce. Noi avevamo utilizzato il gas come fonte per la transizione energetica dell'Italia al 2050 verso il 100% di rinnovabili. Lo avevamo utilizzato per esempio per l'autotrasporto, per la fonte, per alimentare i mezzi di autotrasporto, e poi Tesla ha messo fuori il camion elettrico e ha di nuovo sparigliato quelle che erano le carte rispetto a nuovi modelli di approvvigionamento energetico per la mobilità. E lo stesso vale per l'economia circolare.
L'economia circolare non è solo un'ambizione legata alle sensibilità ambientali, ecologiche, ma oggi è anche di grande interesse per i mercati. Il mercato sta investendo in questo settore, ci sono tante nuove aziende della green economy, ma anche della blue economy, che stanno spingendo in questo settore. Io vedo un momento storico importantissimo per i temi ambientali, perché mercato e sensibilità si stanno unendo e stanno mirando agli stessi obiettivi. Il rispetto dell'ambiente ce l'abbiamo nel DNA e quindi nei rapporti con Donald Trump cercheremo di far capire che l'obiettivo di COP21 non è un obiettivo di un semplice paese, ma è una visione di futuro a lungo termine per i nostri figli e per i nostri nipoti. Non ho parlato molto di UE, come vi dicevo, di Unione Europea, perché per me è la casa naturale, non è politica estera, e credo che su questo dobbiamo rifarci ad una dichiarazione, ad un'affermazione di Adenauer, quando diceva che viviamo tutti sotto il medesimo cielo, ma non tutti abbiamo lo stesso orizzonte. Dobbiamo chiarire l'orizzonte di questa Unione Europea, modificare alcuni trattati, rivedere alcuni trattati in seno all'Unione Europea, oggi è una priorità di tutti i paesi. Dobbiamo però vedere un orizzonte comune se vogliamo far sì che questo orizzonte torni ad essere lucente. E per guardare a questo orizzonte comune non dobbiamo giocare a creare nuovi assi all'interno dell'Unione Europea, ma stabilire che l'asse unico è quello dei paesi che ne fanno parte, soprattutto alla luce di quello che è accaduto con la Brexit, che è un chiaro segnale di crisi di un'Unione che adesso è chiamata a fare delle riflessioni importanti, altrimenti rischia di implodere. Io vi ringrazio e resto a disposizione delle vostre domande. Io raccolgo immediatamente la sollecitazione e rimango in Europa. Quindi l'orizzonte non cambia. Il primo blocco di domande, i primi due ragazzi che ho scelto vengono dalla Olanda e dalla Francia, perché è in Olanda e Francia il 29 maggio del 2005, una settimana dopo, il 6 giugno, che il meccanismo si inceppa e dopo 50 anni di integrazione progressiva, di avanzamento verso livelli progressivi di integrazione, con i due referendum sulla Costituzione europea, olandese e francese, l'Europa si incricca, l'Europa si inceppa. Adesso abbiamo Robert Grüneveld, che è olandese, ed Hélène Pimel, che è francese, quindi abbiamo un pezzo dell'asse franco-tedesco, c'è Hélène Pimel, e poi Claudio Marcuccini, che è italiano, per il primo blocco di domande, che sono a questo punto, stando alla definizione dell'onorevole Di Maio, domande di politica interna in quanto europee. Buongiorno, signor Di Maio. Mi chiamo Robert Grüneveld, sono di Olanda. Dico, ma ha corretto bene la mia pronuncia fallace. È un po' difficile. In nederlandese o fiammingo. Come lei ha detto, l'Europa vive un periodo di grande insicurezza. I problemi dei rifugiati, dell'instabilità economica e delle minacce terroristiche richiedono una leadership forte e riflessiva. Nei momenti di maggiore instabilità nel corso della storia, sappiamo che le soluzioni sono nate sempre dalla cooperazione e dall'unità che ci rende più forti. Quindi la mia domanda è, come Movimento 5 Stelle, di fronte alla globalizzazione e ai cambiamenti sociali, come vede che il ruolo giocherete in Europa? Grazie. Hélène Pimel, ci spostiamo dai mulini a vento alla torre. Prego, microfono. Buongiorno, grazie per la sua attenzione. Anche se l'Italia intrattiene dei buoni rapporti con la Francia, siete rimasti sempre in secondo piano rispetto alla relazione privilegiata con la Germania, che dura da mezzo secolo,
e voglio sapere se lei sarebbe in favore di un legame politico più stretto con, tra i nostri due paesi. Grazie. Vedete che ce l'ha detto in maniera estremamente diretta, per noi finora siete stati la riserva, Claudio Marcuccini. Sì, buongiorno a tutti. La mia domanda è la seguente. Io vorrei capire, lei adesso si deve accingere a scegliere la sua squadra di a presentare la sua squadra di governo. Pertanto, sotto quali, su quali basi verrà scelto e che requisiti dovrà avere il suo ministro degli esteri? Ringrazio. Vedi come è stato giornalistico, sapeva che se chiedeva il nome uno non glielo dava, ma chiedendo un profilo uno è obbligato a rispondere. Possiamo? Prego. Grazie. Prima di tutto... Anche c'è tutto il Ministero degli Esteri che è in attesa, lì c'è, c'è il segretario generale, l'ambasciatrice Belloni che... Che sono subito... C'è stato uno scatto di attenzione, visto da qui, e di tensione. Per me il Ministero degli Esteri è uno dei ministeri più politici che ci sono all'interno di una squadra di governo. La domanda fatta, lo dico anche a chi magari segue di meno il movimento, è legata al fatto che noi abbiamo intenzione, io ho intenzione di presentare una proposta di squadra di governo al Presidente della Repubblica prima delle elezioni politiche, anche perché c'è bisogno di capire su quale capitale umano voglia investire il Movimento 5 Stelle in un'ottica di governo. Sarà una figura politica che però deve conoscere quel mondo, deve conoscere l'importanza della mediazione, l'importanza anche della ponderazione delle parole che si utilizzano. La politica estera, prima di tutto, ha un grande strumento che può però trasformarsi in un'arma, che sono proprio le parole. Quindi il nostro obiettivo è garantire una guida politica a capo di quel ministero che possa rappresentare il nostro programma, ma che possa anche garantire continuità alle politiche che condividiamo del passato fatte in politica estera. La parola continuità, soprattutto sui grandi dossier, è fondamentale, ma dicevo, l'abbiamo un po' troppo trascurata in questi anni e sicuramente non per colpa del personale del Ministero degli Esteri e delle persone che ogni giorno lavorano alle nostre politiche internazionali, ma anche per le dinamiche mediatiche e quindi politiche che si innescano intorno al dibattito di ogni giorno e che tendono a mettere fuori la politica estera, a parte nei casi in cui c'è una minaccia per la sicurezza o nazionale o per la sicurezza interna derivante da fattori internazionali. Per quanto riguarda i rapporti con la Francia, ben vengano sempre maggiori relazioni con i paesi che fanno parte dell'Unione Europea, ma anche esterni all'Unione Europea. Ma deve essere chiaro che l'idea di competere con l'asse franco-tedesco, creando un asse Francia-Italia, non mi appassiona. Anzi, come dicevo prima, dobbiamo uscire un po' dalla logica dell'asse, uscire un po' dalla logica anche del direttorio, come c'è stato ad un certo punto il direttorio europeo Italia, Francia e Germania su alcune scelte che si stavano facendo, e cominciare anche a parlare di riforma della governance dell'Unione Europea. Io penso che un grande tema sia anche quello di capire come vogliamo e come intendiamo riformare le istituzioni europee nelle loro capacità decisionali. L'unica istituzione europea che eleggiamo direttamente oggi è quella che ha meno poteri, ed è quella a cui invece vorrei dare più poteri, per esempio per quanto riguarda la lotta alla povertà, oppure per l'armonizzazione della pressione fiscale nell'Unione Europea. Per me è anche un po' inaccettabile che ci siano dei veri e propri paradisi fiscali, per come è stata gestita l'imposizione fiscale all'interno dell'Unione, e che favorisce poi una concorrenza sleale in Italia per quanto riguarda alcuni settori produttivi. Quindi confido in buone relazioni, anzi in migliori relazioni con la Francia, anche per quanto riguarda la frontiera di Ventimiglia. Quello è un tema che dobbiamo affrontare insieme, e spero anche di poter, ora al di là delle elezioni, in futuro incontrare il Presidente Macron, perché ho avuto modo più volte di scrivergli lettere pubbliche, in quanto io non credo che il Movimento 5 Stelle sia una minaccia per l'Unione Europea e tanto meno per la Francia, anzi abbiamo delle idee comuni anche nei programmi che ho visto del Presidente Macron, come ho visto che avete dei modelli da seguire come la BP France, la Banca Pubblica per gli Investimenti francese,
che è un modello che si può replicare nel supporto alle aziende italiane e alle start-up italiane e agli investimenti italiani. Quindi ci sono tante questioni in comune che possiamo affrontare. Per quanto riguarda invece la prima domanda, è un po' la risposta anche delle altre due. L'Unione Europea e il blocco europeo, se così lo possiamo definire, sarà fondamentale per competere con i paesi emergenti. Non possiamo pensare di poter competere da soli, come singoli stati, con i paesi emergenti, soprattutto quelli dell'est del mondo. E se vogliamo competere, non combattere, competere con quei paesi, però dobbiamo tutelare le nostre peculiarità. Noi a volte ci ritroviamo come classe politica italiana non a pretendere dall'Unione Europea che non entrino nel mercato unico prodotti che stanno minacciando la nostra agricoltura, il nostro artigianato, la nostra pesca. A volte noi ci troviamo a chiedere all'Unione Europea, alle istituzioni europee, di far rispettare quelle norme che vietano l'ingresso di determinati prodotti. Noi abbiamo bisogno di rafforzare le nostre barriere doganali europee, che a volte sono veramente un colabrodo e che stanno permettendo l'entrata di derrate alimentari che stanno danneggiando la nostra economia. E allo stesso tempo è veramente complicato immaginare, come dicevi pure tu prima nelle domande che mi ponevi, un trattato come il CETA, che a mio parere può rappresentare un ulteriore danno al Made in Italy, ma anche al Made in France, al Made in Germany e in tutti gli altri paesi che hanno caratteristiche economiche di qualità come le nostre. Noi abbiamo un comparto che è l'agroalimentare, di cui sono orgoglioso e che dobbiamo proteggere. Lo possiamo fare con la politica agricola comunitaria e lo possiamo fare in un momento storico in cui vedo che stanno cambiando anche alcuni equilibri. Io non posso esimermi dal ricordare che la Germania è ancora, e ci dispiace, in difficoltà per la formazione del governo. La Francia ha i partiti tradizionali ridotti ai minimi termini da Macron. Abbiamo la Spagna con un governo di minoranza e il Portogallo con un governo di minoranza. La riforma della governance europea è fondamentale perché anche nel Consiglio ci sono sempre più governi di minoranza che rappresentano le nazioni sulle decisioni importanti. Portare le decisioni verso un organo legittimato dal voto diretto dei cittadini significa anche avvicinare di più i cittadini alle istituzioni europee, che è una grande sfida, che ha bisogno di tempo, ma che nei dati di astensione alle elezioni europee vediamo tutto il lavoro che c'è ancora da fare. E vi ringrazio per le domande in italiano, ci avete onorato parlando la nostra lingua, grazie davvero. E adesso sarà ancora più difficile per gli africani, per gli arabi, parlare nella nostra lingua, ma lo faranno. Io ringrazio, perché era rimasta in sospeso la domanda sul TPP e sul CETA, che sono i due trattati di libero scambio con gli Stati Uniti. A cui ha risposto a tutti e due, perché poi sono analoghi i due trattati di libero scambio. E poi ho colto, qui lo dico da giornalista per quelli che stanno dietro, una soddisfazione che paradossalmente uno non si spiegherebbe, quando ha detto la guida del Ministero degli Esteri sarà una guida politica, quindi non ci saranno tecnici, ma io ho visto una immediata soddisfazione, perché implicitamente nei ripetuti attestati di stima nei confronti dei diplomatici ha detto, e questo era il contrappeso, che se è vero che alla Farnesina non andrà un tecnico ma un politico, è altrettanto vero che nelle ambasciate andranno solo ambasciatori e non succederà più che ci vadano politici. In questo ho colto una nota di comprensibile soddisfazione. Noi andiamo nel Mediterraneo, seguiamo la pista francese, andiamo in Libia con Lina El Harbi, che viene da Tripoli, poi ci spingiamo seguendo la rotta dei migranti ma anche del petrolio fino al Golfo di Guinea. Dilion Uchenna viene da Lagos, la capitale della Nigeria, dove l'ENI, che è uno strumento fondamentale, un volano della nostra politica estera, è presente quanto e forse più che in Libia. E poi sempre nel Mediterraneo, invece, andando in Medio Oriente, passiamo da Istanbul, Zeyne al Khan, e andiamo passando dalla Turchia verso la Siria. Comincia Lina Harbi. Buongiorno a tutti, buongiorno soprattutto a lei, signor Di Maio. La mia domanda è: quale sarà, in caso di vittoria elettorale, la sua prima mossa
in Libia e in Nord Africa, e si può fare uno sforzo comune per ridurre il flusso di migranti investendo e offrendo opportunità di cambiamento nel sud della Libia? Grazie. Lilian Ucen. Buongiorno signore, buongiorno a tutti, presidente. Sono Duro Dilion Ucenna, da Nigeria. La mia... Scusami. Ok. L'Africa è come un cucciolo di leone, allora, che puoi raggiungere diversi stadi cuciti, con una lunga strada da percorrere. Per questo io anche molto... A tre a me, vorremmo sapere come l'Italia vede l'Africa. L'Italia considera l'Africa un continente di cui investire, con cui vale la pena di coltivare un potere. Mi scusi. Allora. L'Italia considera l'Africa un continente in cui investire, con cui vale la pena di coltivare un rapporto in vista di un progresso a venire. Grazie. Okay, questa è la prova che alla Link davvero si parla inglese tutti i giorni, perché se si parlasse italiano questa è stata la controprova. Zeynep Alkan. Buongiorno a tutti, presente. Per il mio italiano, scusate, la mia domanda è: come lei sa, il mio paese è attualmente impegnato in una campagna militare nel nord-ovest della Siria. Come vede il problema della Siria e più in generale della stabilità del Medio Oriente? Grazie. Grazie. Per rispondere prima di tutto sul tema dell'Africa e in generale il tema specifico di un paese come la Nigeria, a quanto ho capito, da cui proviene lei, il tema secondo me è di approccio. In questi anni si è chiesto di dare di più al continente africano da parte dei paesi occidentali. Secondo me bisogna togliere di meno, prima di tutto. Abbiamo avuto un comportamento che conosciamo e fa parte anche della storia drammatica di alcune regioni e che ha contribuito come paesi occidentali a destabilizzare alcuni paesi o a sfruttarne le risorse. E quindi anche con le nostre partecipate pubbliche, con aziende come l'ENI, il nostro obiettivo è quello di favorire sviluppo in quelle aree, non portando avanti politiche che, devo dire, noi come Italia siamo sempre stati molto attenti rispetto a tanti altri paesi europei, non politiche esclusivamente di speculazione o di sfruttamento delle risorse. Il tema legato ai paesi africani è necessariamente un tema di dibattito pubblico politico per i flussi migratori, ma non fa parte solo dei problemi legati allo sfruttamento economico delle risorse, ma anche di tutto quello che attiene ai cambiamenti climatici, perché i flussi migratori non sono solo legati ai conflitti, non sono solo legati ai problemi legati alle tensioni interne ai paesi, ma anche ai cambiamenti climatici. Decine di milioni di migranti climatici si stanno muovendo in tutto il mondo e stanno venendo verso il nord del mondo. Se vogliamo parlare di continente africano, dobbiamo parlare di rispetto e non ingerenza nelle questioni dei singoli stati, di rispetto delle risorse naturali, e dobbiamo parlare di COP21, dobbiamo parlare di nuove politiche per la produzione energetica nei nostri paesi, per lo sfruttamento dell'energia, la produzione dell'energia e la produzione interna industriale, perché questo sta incidendo su tante parti del mondo e anche sul continente africano. Un'altra questione è quella della Libia. La prima mossa, se di mossa si può parlare, sicuramente sarà quella di convocare una conferenza di pace a Roma sulla Libia, invitando tutti gli attori. Io credo che
negli ultimi anni anche il governo italiano abbia compreso che seguire la linea dello schierarsi solo con una parte non abbia pagato. E quindi su questo continuità significa continuare a tenere l'ambasciata italiana lì, aperta, ma allo stesso tempo significa dialogare con tutti, con tutte le comunità, al fine di dare un governo di unità nazionale a quel paese. Come lo si può fare? Con politiche di cooperazione e sviluppo. Cooperazione allo sviluppo è fondamentale per qualsiasi tipo di azione nei confronti del continente africano e nello specifico dei paesi del Nord Africa. Anche quando noi parliamo di rimpatri, parliamo di cooperazione allo sviluppo legata a trattati che possano vedere il rimpatrio della persona che proviene da quell'area. Significa ragionare in un'ottica di rimpatrio in un paese in cui le condizioni economiche migliorano grazie alla cooperazione allo sviluppo. Altrimenti rischiamo soltanto di fare slogan, e sappiamo benissimo anche che ci potrebbe essere una certa resistenza a stipulare quei trattati da parte dei paesi di provenienza con il nostro paese. Per quanto riguarda la Siria, ho risposto prima nel mio intervento precedente, ma è chiaro che lo scenario siriano è uno scenario preoccupante perché questa guerra va avanti da 7 anni, questo conflitto, questa tensione va avanti da 7 anni. Non credo che si debba continuare ad alimentare questa guerra per procura, perché è una guerra per procura, e siccome coloro che alimentano questa guerra per procura sono paesi con cui noi abbiamo relazioni come Italia, che da una parte sono gli Stati Uniti e da un'altra la Russia, se oggi vogliamo cominciare a aiutare lo scenario medio orientale e in particolare la regione siriana, noi ci dobbiamo prendere la responsabilità come paesi dell'Occidente in sede all'ONU di iniziare i processi di pace con conferenze che però mettano insieme anche coloro che hanno innescato questo conflitto. Oggi c'è anche un interesse che è quello di uscire da una guerra che continua, potrebbe continuare all'infinito, e proprio per questo quell'interesse dobbiamo sfruttarlo da una parte e dall'altra per provare a mettere insieme gli attori di questo conflitto. Non è semplice, però dal canto nostro dobbiamo anche dirci che come Italia non dobbiamo essere ambigui, soprattutto per quanto riguarda le politiche sugli armamenti, e non dobbiamo essere ambigui nelle relazioni internazionali in quell'area, perché abbiamo ancora una grande credibilità grazie al nostro corpo diplomatico, grazie alle nostre politiche fatte dal punto di vista della diplomazia, del nostro corpo che ci rende orgogliosi nel mondo, e quella credibilità la possiamo usare per aiutare nello scenario siriano e quindi anche disimpegnare la Turchia da quello scenario. Grazie. Io volevo calorosamente ringraziare l'onorevole Di Maio per essere stato il primo a rispondere al nostro appello, che voleva mettere al centro, abbiamo rivolto un invito a tutti i leader per mettere al centro della campagna elettorale la mondialità, i temi della mondialità e della politica estera. L'onorevole Di Maio stamattina ha sentito quale pluralismo fonetico di accenti si possa cogliere da tutto il mondo qui alla Link, ed è un pluralismo non solo di accenti esteri ma è anche un pluralismo interno. Vengo al dunque, dando la parola al presidente fondatore, al professor Enzo Scotti, che ha il merito di questo straordinario pluralismo che si respira alla Link, una università fondata e guidata da un democristiano che ha l'onorevole Di Maio ha avuto la delicatezza, lo stile di non dirlo, ma è una notizia giornalistica e quindi è una notizia, tocca a me, è un'università guidata, fondata da un democristiano, ma che ha 3 professori che sono candidati e che sono qui presenti, 3 colleghi che sono candidati nelle liste del Movimento 5 Stelle nei collegi, ai quali ovviamente faccio gli auguri, ma sono la prova dello straordinario pluralismo. Il mio compito era quello di mettere la politica estera al centro, ma anche un giornalista non solo di mettere al centro, ma se è possibile di mettere in mezzo, non solo di mettere al centro, ma di mettere in mezzo le persone. Lo faccio con il professor Scotti. È di estremo interesse a questo tavolo vedere sono 2 conterranei, una vicinanza territoriale così forte, una distanza anagrafica. Quando nel 1986 nasceva l'onorevole Di Maio, Enzo Scotti era stato già ministro della Repubblica per 5 volte,
E oggi le arringhe dei PM al processo di Palermo gli rendono merito di essere stato il primo a segnare con forza, a mettere delle pietre miliari. Gliene rende merito la ringa del procuratore Di Matteo, delle pietre miliari. Dovrebbero essere distantissimi. Il partito, l'unica cosa che io colgo che vi accomuna in questo momento a tutte e due, perché io vedo la prima e la terza repubblica, è il proporzionale. Tolto il ritorno è proporzionale, non vedo, ma invece perché da una parte c'è il partito online, dall'altra c'è il partito di massa, però c'è un esponente di quel partito di massa che ha voluto, io lo dico sempre perché è una notizia, che ha voluto questa unica università in Italia che ha un corso di laurea in videogame. Ed è politica estera questa, perché è un settore trainante dell'export e non vuole che noi rimaniamo e diventiamo colonizzati in un campo dove non conta soltanto l'investimento di capitale ma anche la creatività. E questa è l'unica università, e quindi questo vi rende vicini al di là di quelle che possono e sono le distanze. Enzo Scotti. Grazie. Poi se non fa una dichiarazione di voto, naturalmente Di Maio potrà avere la replica. No, io voglio ringraziare innanzitutto, me lo consente Di Maio, l'amico Piero Schiavazzi per la sua tenacia e il suo impegno nel dare corpo a questa iniziativa della Linca. Una università, proprio per sua natura, non può non essere un luogo di dialogo, un dialogo di incontro, soprattutto sui temi fondamentali delle istituzioni e della politica estera. Questo Paese, proprio se vuole contare, lo dico a Di Maio, e serve che il momento in cui chi lo rappresenta non rappresenta soltanto una parte, ma rappresenta il paese nel suo assieme. Hai avuto una battuta su questo quando hai detto che non era una politica di 5 Stelle, era la politica estera del nostro paese, e come tale deve restare. Io credo che proprio il paese ha bisogno di questo cammino, di ritrovare al proprio interno la capacità di un dialogo politico di alto livello e di alto spessore. Noi abbiamo voluto fare questa iniziativa invitando i responsabili che in questo momento si stanno presentando al Paese chiedendo il voto e di venirci a parlare di politica estera, perché le elezioni italiane non sono un'elezione che riguarda l'Italia. Nel mondo moderno, contemporaneo, il problema delle elezioni di qualsiasi grande paese del mondo diventa un problema del mondo nel suo assieme, e poi in particolare in Europa lo diventa ancora di più, perché come hai sottolineato è politica interna quella, e ormai i confini tra politica estera e politica interna sono dei confini estremamente labili. Non c'è una politica interna se non fondata su una chiara strategia internazionale. La nostra università si è posto il problema di formare una classe dirigente del nostro paese che sia aperta a livello internazionale e che abbia la capacità di vedere e di affrontare i dossier che sono nel mondo e quelli professionali che li aspetta nella vita del paese come una visione unica. E io ti ringrazio per essere venuto. Noi siamo conterranei
di pochi metri, esatto, di distanza, io penso che sia utile questo lavoro che è stato fatto. Credo che tu abbia speso bene il tuo tempo elettorale nel rivolgerti agli ambasciatori dei paesi nostri alleati ed amici e competitor nel mondo, alla stampa internazionale, perché credo che tutti abbiamo interesse che l'Italia sia un grande attore internazionale e che la campagna elettorale non sia, come diciamo, una campagna di cortile, una campagna che riguardi le vicende interne, ma noi siamo un paese che fonda la sua coesione interna su una grande visione strategica del mondo che dobbiamo affrontare. Grazie a te e aspettiamo, grazie, gli altri. E io, assolto il mio debito di imparzialità, invece per questione di ovvia sopravvivenza, faccio gli auguri ai tre colleghi Giannetakis, Piva e Trenta, coi quali devo, se, augurando che vadano in Parlamento, se non vanno in Parlamento ci devo continuare a convivere. Ah, okay. Grazie, grazie onorevole Di Maio, grazie, auguri. Grazie mille.